Salve a tutti e bentornati su The Binding of Isaac, la serie che non finirà mai. Allora, nel primo episodio abbiamo vinto la prima partita con Isaac, che non mi ha dato obiettivi perché ero arrivato solo a mamma. Ok, vabbè, non importa. Abbiamo sbloccato anche Magdalene, che è un personaggio che sarebbe sempre Isaac, ma con la parrucca. Quindi direi di usarla e fare un'altra partita. Inoltre, nello scorso episodio abbiamo sbloccato il Womb, quindi potremo andare oltre il boss dell'altra volta e arrivare fino al cuore. Il cuore di mamma, che è uno degli obiettivi da sbloccare. Però io vorrei comunicare la mia frustrazione verso questo gioco, la mia indignazione verso questo gioco, che continua a farmi trovare stanze terribili già dal primo piano. Grazie, gioco. Inoltre noto adesso che la mappa non c'è, perfetto. Che bello Isaac, quando vuole. Un altro vicolo cieco, perfetto, va bene, va bene, va bene. Procediamo. Oh, ma ciao bombe. Oh, ma ciao moneta. Non Claudio moneta. Ma quanti cavolo di champions ci sono in queste partite? Incredibile. Però gioco, ti devo ricordare che io sono molto scarso. Magneto. Allora, quel forziere ci serve, quindi sposterò questa bomba. Tanto non abbiamo fretta, in realtà ci sarebbe un obiettivo che si chiama Boss Rush, che si raggiunge e che si sblocca solo raggiungendo mamma entro 20 minuti, ma essendo le prime partite non ci interessa in realtà, anche perché siamo partiti senza mappa, quindi magari evitiamo di sforzarci troppo. E dai, Ah, oh, finalmente. Una Tinted. Non posso prenderla, non ho bombe. Il funghetto dell'altra volta. Che culo. Mi servirebbe una bomba perché voglio prendere quella Tinted e tutti quei soldini che mi possono far comodo. Allora, il nostro obiettivo oggi è raggiungere il cuore di mamma. Indenni. Ovviamente raggiungendo il cuore di mamma, il gioco ci preclude il proseguire della storia, perché teoricamente raggiungi il cuore di mamma e poi ti fermi lì. Ma in realtà, se non dovessimo farci colpire e se avessimo tanta 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 tanta
che ci permetterebbe di andare a un boss segreto chiamato appunto Satana. Ma questo ci verrà sicuramente precluso data la mia poca dose di fortuna. Ci sono nel gioco, si tratta di due fratelli gemelli collegati da un cordone ombelicale, credo. L'unico problema è quando appunto si staccano i due gemelli e questo cosino rosso inizia a venirci incontro, perché diventa abbastanza imprevedibile come si muove se non riesci a incastrarlo come si deve. Ah, ok. Continua a darci oggetti veramente terribili il gioco. Vi assicuro che ci sono cose molto più belle. Allora, è andata bene. Questi bauli rossi ci permettono di trovare a volte, di essere teletrasportati a volte nel patto di Satana. Così, a bruciapelo. Ovviamente non è questo il caso. Oddio. Oh, accidenti. Vabbè, ogni tanto verrò colpito. Cioè, ogni tanto. Quasi sempre verrò colpito. Allora, il mio istinto di gamer mi dice che qua c'è la stanza segreta. E invece il mio istinto mi ha mentito. Questo oggetto è inutile. Ogni tanto spareremo una lacrima che farà innamorare i nemici di noi e ci aiuteranno a uccidere gli altri. Inutile, davvero inutile. Dicevo, c'è assolutamente di meglio. Tipo la mappa è buona. La mappa è molto buona. La mappa ci permette di vedere tutta la mappa, grazie al cazzo. Nella sua interezza, nella sua completezza. Questo non mi piace, non lo prendo.
Per chi si stesse chiedendo che cos'era quel trinket, in pratica ci teletrasporta via da una stanza quando abbiamo mezzo cuore. Inutile, direi. Quanta pazienza ci vuole per sto boss. Quanta. Dai, che sei pure scarso. Dai, muori. Ole. Allora. Il patto con Satana. Prendiamo questo che è range. Vabbè, non è male. Ah, questo oggetto ci permette di ottenere un bonus alle caratteristiche. Caratteristiche. Lei lo sa fare un bignè. Questo però è inutile perché si attiverebbe solo quando avremmo un cuore rosso e siccome ne abbiamo 6, direi che è inutile sprecare tempo. Mi sta trasformando in Eugenio Massari. Lei lo sa fare un vignè? La sa fare la crema pasticciara? Signor nemico, lei lo sa fare un vignè? Tu non devi fare quello che piace a te, devi fare quello che piacciono agli altri. Comunque questo è un piatto peggiore che ha mangiato in questa competizione. Ve lo dico, al cuore non ci arriviamo oggi, io ve lo dico. Non ho chiavi, non ho chiavi. No, non ho chiavi. Chiavam. E là. Oh, chiave. E torniamo indietro. Allora, vabbè, in realtà è carino come oggetto. Questo oggetto ci permette di trovare le stanze segrete con questa simpaticissima moschina che si poserà su varie Tinted, sui luoghi dove stanno i Crawl Space, mi pare si chiamino, che sono delle botole che portano in altre stanze al di sotto, che possono contenere vari oggetti e cose varie. Però, non è un potenziamento e non ci servirà a nulla contro i nemici. Quindi siamo messi un po' nella merda, devo dirvela tutta. Non vi mentirò. Siamo un po' messi di merda come queste cacchine. Ah, vedete? Come un segugio punta alla stanza segreta. Volevi beccarmi di nuovo, eh? Non ci sei riuscita. Perché io sono Crazy Gamer e sopravviverò a qualsiasi costo. Figo, non ho bombe però. Non ho bombe. Andiamo a cercare una bomba. Vi prego, dai, una bomba. Cacchina, cacchina. Stanzina. Ma no, no. Non posso perdere il piano, il patto, il tutto. Forse mi conviene andare a fare il boss. Allora, questa chiave dorata ci permette di entrare gratis in tutte le stanze con la chiave. Però non ci ha dato nulla. Non so se donare o prendere il cuore, però preferisco donare. Prenderò il cuore. Dico troppo spesso Satana in questi gameplay. Dovrei preoccuparmi. Allora, questo boss, in pratica, una volta morto. Che cazzo. Una volta morto, rilascerà un cazzo che gli frega. Eh no. Vabbè, era uno dei boss più difficili da trovare in questi piani. Comunque, rilascerà un oggetto di Satana. In questo caso, non so se prendere o no. Cazzo. Lasciamolo lì. Ma lasciamolo lì, quell'oggetto. Se riesco a trovare una bomba, lo prenderò. Dai, ok. E non ci ha dato nulla. Perfetto, però due bombe fanno sempre comodo. Tac. Ma tipo la stanza segreta segreta? Sarà mica qui? No. Non si sa dov'è la stanza segreta segreta. Va bene. Allora, vi spiego qual è il mio piano. Adesso io prenderò il gatto a 9 code che ci darà la possibilità di resuscitare. Guardate. Adesso abbiamo 9 vite, al prezzo di tutti i cuori rossi che avevamo. Però io facendo così, andando a prendermi questo oggetto, riotterrò altre 3 vite. Cioè 3 cuori. Mamma mia, quanti regni! E questa è stata la mia mossa. Mossa, mossa. Allora, sto cercando di farmi esplodere vicino al coso, ma non ci riesco. Allora, adesso.
Oh, ottima coordinazione. Figata! Sta chiave è rarissima, ci permette di avere 99 chiavi, quindi buon per me che l'ho trovata subito. Non avete idea nelle altre partite quanti tentativi per trovarla, quante run buttate per trovarla. Un oggetto veramente troppo raro, inutile quasi. Stanza del tesoro dove potrebbe essere? Quanto odio questi nemici, quanto li odio. Soprattutto quando non ho danno, non ho niente. Non posso, non ce la posso fare, non ce la posso fare. No, non ho la forza, non ho la forza, non ce la posso fare. Per favore, morite, per favore. Perché non ho ricevuto Tears Up? Niente, niente di niente. Cacche. Li ha fatti spawnare al momento opportuno. Li ha allevati come bestie da macello. Sì, sono bestie da macello quegli affari. Va bene. Wow, viene da piangere. Questo oggetto rallenta i nemici. Fine. Basta. Niet. Volevate colpirmi, eh? Madonna! Ma quanti nemici! Quanti nemici! Perché sto facendo la voce da vecchia? Non lo so. Mamma mia, sono diventato Nio. Io adesso di solito taglio le parti morte nei gameplay, però vorrei farvi vedere quanto cazzo è resistente questo fottutissimo boss. Ti prego, muori, ti prego. Ti prego, muori. Oh, un Tears Up. Grazie! Oh, spariamo un po' più velocemente, grazie! Allora, questo non mi ricordo mai che caspita faccia questo oggetto, però lo prendo e basta. Allora, questo è un angelo, se avessimo una bomba potremmo farlo esplodere, anche se non sono sicuro che di averli già sbloccati, in realtà non ho mai capito quando si sbloccano quegli angeli. E uccidendoli ci danno una chiave che ci porterebbe a un boss finale, 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 finale. È pieno di boss finali sto gioco. Tizio, vuoi morire? Grazie. Grazie. Allora, non ho bombe, non posso prenderle, non posso fare nulla, non posso subire danno, perché se subissi danno sarebbe la fine. E io non voglio che sia la fine. Dai. Ok. Dai. E muori, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, grazie. Ok, allora, ti prego, stanza del tesoro, dammi una cosa bella. Il mio silenzio è di disperazione. Troppe parolacce nei miei gameplay, adesso basta, devo darmi una calmata. Però con questo cose qua che succedono, cioè. Ah. Questo cos'è? Niente di che. No, no! Non ho parole, sono un cretino. Oh, un altro boss con vita infinita. Ah! No! No! Ma perché? Perché? Perché ti odio? L'oggetto di prima mi ha dato un cuore azzurro. Oh! Ho finalmente uno degli oggetti più forti del gioco. Grazie. Ci è voluta la quasi morte per ottenerlo. Oh! Allora, dove andare, dove andare, dove andare? Qui. Va bene, prendiamo tutto, prendiamo tutto. One make you small, ok, perfetto. Abbiamo diminuito la nostra hitbox.
Moschina, ma dove stai andando? Moschina? Moschina! Questo che piano è? Depths 2. A Depths 2 c'è mamma, quindi... Che cazzo? Ma dove sta puntando la moschina? Ma è tu che cazzo? Oh! Oh! Che cazzo? Non riesco a colpirlo! Senti, oh! Muori? E vaffanculo! Ma la moschina dove sta puntando? Questo oggetto... Vabbè, in pratica ci para dai colpi. Fine. Però che stanze brutte, che stanze brutte, che stanze brutte. Non si possono fare ste stanze, non si possono. Cioè io non posso, non ce la faccio. Non ho la psiche per farlo. Io non ho ottenuto un patto di Satana decente. Two of Clubs, no, almeno mi prendo la stanza segreta. Che ha un boss. A sto punto, con questi soldi proviamo il negozio. Diplopia. Diplopia è buono, 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 veramente. Questo oggetto in pratica ci raddoppia gli item che troveremo. Solo una volta, ovviamente. Una volta utilizzato scomparirà. Però, se lo utilizziamo bene, magari in un patto, potremmo avere un patto gratis addirittura. Che non è male come cosa. Cosa mi ha colpito? Che cosa mi ha colpito? Io non lo so. Io non lo so, non mi faccio neanche più domande, basta. Muori, ti prego. Merda, merda. Un HP up. Dovete sapere che in questi piani non ci sono neanche più le stanze del tesoro e ogni nemico che ci colpirà ci toglierà un cuore intero. Questa è la particolarità di questo piano. Bello, eh? Bello, bellissimo. Poi se trovi tutti i nemici champion, ci sarà un motivo, il gioco ti vuole male. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Fortuna che abbiamo l'oggetto che ci regala cuori azzurri, altrimenti adesso sarei veramente morto probabilmente. Oh, cuore. Allora, dove vado, dove vado, dove vado? Cerchiamo di mantenere il 100% di patto, eh? Non sarebbe affatto male. Che cosa mi ha colpito? Cosa mi ha colpito? Madonna! Oh. Cioè, boh, a volte non capisco. Certo che Moschina, potresti indicarmi qualche tinted, qualche cosa, no? Eh? Vabbè, va bene, vuoi farmi perdere, Isaac? Vuoi farmi perdere? Vabbè, dillo, dillo, io lo capisco, gioco a un altro gioco. Non so, gioco a Monopoly, che è anche divertente. Non so che dire, follettini e follettine, ho perso di nuovo il patto. Oh no, con questo boss sicuramente subirò danno. Che cazzo fa? Cosa sta facendo? Perché ho subito danno? Perché il gioco mi odia? Cosa sta succedendo? Perché spara di là? Ah, è finita, è finita. Muori, muori. Io sto con mezzo cuore, ma io non ce la farò mai, non ce la farò mai. Manca un piano, ma non ce la farò mai. Non ce la farò mai. Allora. Cosa mi ha colpito? Non lo so cosa mi ha colpito, non vedo un cazzo! Come faccio? C'ho mezzo cuore!
Non c'ho bombe, non c'ho niente. Sarà pazza, sarà pazza, sarà pazza. Muoio, 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 muoio. Dammi dei cuori, dammi dei cuori. No, 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 no. Non so cosa devo fare. Allora, cerchiamo di... Come faccio a prenderle tutte e due quelle cose? Non ci riesco, prendo le doppie bombe. Allora, doppia bomba per me. Stanza segreta per me. Belle cosine per me. Cuore. Inutile, inutile. Io ho preso Diplopia, ma non l'ho usato neanche una volta. Come cazzo faccio adesso? Come faccio? Il cuore non è facile, eh? Cioè, non è difficile, ma non è nemmeno facile. Con questo personaggio non ho idea di come farò. Vuoi morire? Vuoi morire? Grazie. Ah, beh. Morite, 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 morite. Ma... Ah, una tinted! Non l'ho vista minimamente. Dove va? Ma Moschina, che stai facendo? E quanta roba c'era? Allora, vediamo prima qui cosa c'è. Un oggetto, a sto punto vi faccio vedere come funziona Diplopia. Così. No! 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 Dammelo! No, vabbè, che sfiga stavo avendo! Che sfiga stavo avendo! Non mi è mai capitata una cosa del genere, ma che cazzo! Oddio, oddio! Aiuto! Come si fa sta stanza? Questo è il cuore di mamma. Uno dei boss più rompipalle che ci sia. Però forse ho una possibilità, visto che ho il minion che mi para dai proiettili. Quindi io mi metto qua dietro, tranquillo, tranquillo, e sparo. Questa è una pistola. Questa spara. Spostati un po', ecco qua. Perfetto, parami, parami, parami. Sarei già morto probabilmente a quest'ora, ma non importa. Sto sopravvivendo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, muori, 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 muori. Ok, niente patto con Satana, quindi non potremo proseguire, ma questo gameplay finisce qui, grazie a Dio. Culetto di Isaac. E questo fa capire come Isaac in realtà sia tutti i personaggi con una parrucca. Va bene ragazzi, grazie per avermi seguito, se siete arrivati fin qui, è stato un episodio molto lungo, voi lo vedrete breve ovviamente, ma sono stanco. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo episodio. Bye bye.